Intanto si ha per fatto così tantissimo consolidato con l'amplissime testimonianze di pubblici documenti e di storiche notizie che il nostro spaccaforno la sua denominazione la trasse dal rimasto castello, come dall'ultimo acquisto che ne fece il conte Caprera. Dalla mano reale a chiare note si dimostra in quelle parole Castru Spaccafurni. E questo castello, venendo da fedeli abitato, è incontrastabile che la prima chiesa in origine, ivi entro eretta, fu quella della Santissima Annunziata, che si venerò sino alla sua funesta caduta col tremuoto del 1693. Ed or nella nuova città in sontuoso tempio si adora, che per la sua singolar magnificenza insigne basilica si appella. In un documento dell'archivio Statella si legge che il nuovo feudatario Antonio Caruso nel 1453 facebat edificare in mola dit terre domus et turres et construi facebat quandam ecclesiam Sante Marie Denunziata. Fu dunque Antonio Caruso, patrizio di Noto, che iniziò la costruzione della chiesa. La morte troncò la sua opera e fu il figlio Nicola Caruso a completarla. Nel testamento stilato il 5 dicembre 1474, Nicola Caruso chiese di essere seppellito non a Noto come il padre Antonio, ma proprio in questa chiesa dell'Annunziata, dove era già sepolta la prima moglie Isabella Asmundo, morta prima del 1471. Anno in cui egli si risposò con Antonella de Curiglio. L'autore di un anonimo manoscritto del Settecento sostiene che prima chiesa del castello fu quella dell'Annunziata, ove sotterrati furono l'antichi defunti padroni nei loro marmorei avelli. Egli scrive che essa, decorata da sette altari e dotata di armoniose campane, di antichi simulacri, di insigni reliquie, di immagini, di sacri e preziosi arredi, onusta di donativi e accenna all'arciconfraternita, ai procuratori, ai cappellani. Interessante è il riferimento al pavimento, adorno di lapidi funebri, i sepolcri, di innumerevoli cadaveri e di benemeriti confratelli e degli antichi padroni. E alle due porte maggiori senza comunicazione col palazzo. Che quella antica era una chiesa, per quei tempi tra le più maestose, ricche e belle dell'intero Val di Noto, ce lo confermano tanti documenti coevi, di cui uno molto importante, conservato nell'archivio dell'Arciconfraternita, redatto da Placido Carrafa, nobile modicano, giudice nel tribunale della esimia corte dell'appellazione della contea, che esprimeva la sua preferenza tra tutte le chiese della diocesi a favore della Santissima Annunziata di Spaccaforno. Tra le restanti chiese, oggetto di grandissima venerazione che il popolo vanta a Spaccaforno, tra le altre ammira quella che esso venera sotto il Santissimo Ministero dell'Annunciazione. Ed è noto che essa, che nello stesso luogo è più venerabile di tutte, fu consacrata per prima nei secoli più antichi dagli antichi sacerdoti, grazie alla laboriosità e diligenza dell'antica gente, a differenza delle altre rispetto alle quali, non senza ragione, è di gran lunga più antica e più importante. La bellissima chiesa antica, fatta costruire nel 1453 circa, dentro il fortilizium da Antonio Caruso, primo barone di Spaccaforno, purtroppo fu interamente distrutta dall'orribile scossa del 1693. Spaccafurno, terra baronale, fu rivelata ad anime numero 7987.
si rovinarono tutte le chiese situate nella terra inferiore. Altra parte della terra, della parte superiore, restò conquassata in parte. Così riferiscono alcune fonti storiche quasi coeve alla tragedia. La nuova chiesa della Santissima Annunziata fu riedificata tra il 1703 e il 1720, grazie all'iniziativa e alla magnificenza di Francesco Statella e Rau, quinto marchese di Spaccaforno e all'Arciconfraternita. La prima pietra fu posta il 21 ottobre 1703, dopo 10 anni dal terremoto. Il vicario foraneo Don Francesco Franzò scrisse: «L'11 aprile 1704 si incominciò la fabbrica della nuova chiesa della Santissima Annunziata da certi maestri siracusani. A 23 marzo 1720, giorno di sabato di Passione, fu benedetta la chiesa della Santissima Annunziata di questa città di Spaccaforno, nuovamente fabbricata a spese della Arciconfraternita». Ma un altro forte terremoto avvenuto il 7 gennaio del 1727 provoca i primi danni alla nuova chiesa. Nella relazione stilata dall'architetto Rosario Gagliardi per tutta la città, su incarico del conte Don Enrico Statella, la stima dei danni relativi alla chiesa della Santissima Annunziata è di 200 onze. Nel 1779, su commissione dell'Arciconfraternita, l'architetto netino Paolo Labisi presentò i disegni delle decorazioni tuttora conservati nell'archivio. Il progetto, non tutto realizzato, forse per gli elevati costi, prevedeva la nuova sagrestia. Il 23 marzo 1869 crollò il prospetto della chiesa, così come si legge in un manoscritto inedito del sacerdote Giovanni Cappello, 1878. Probabilmente il crollo fu dovuto a fatiscenza o per lavori eseguiti in modo avventato. Progetti per la nuova facciata furono presentati nel 1869 dal murifabbro Orazio Amore e nel 1874 dall'ingegnere Salvatore Rizza da Avola. La ricostruzione fu affidata al capomastro costruttore Carlo Di Gregorio e fu realizzata in 8 anni con la edificazione del campanile collocato a ponente dietro la chiesa. Il campanile del Di Gregorio fu demolito per la sua posizione inadatta alla propagazione del suono e ricostruito nel Novecento nell'attuale posizione davanti la chiesa. Il loggiato esterno risale ai primi dell'Ottocento e vi si svolgeva dal 1803 il mercato di Pasqua, di merci e bestiame, che godeva di franchigia fiscale, istituito con decreto vicereale del 14 agosto 1802, notificato all'Arciconfraternita, che edificò le logge a proprie spese. Nella navata laterale destra ci sono gli altari del Santissimo Cristo con la croce sulle spalle, di San Giovanni Bosco, il quadro delle anime purganti, l'altare del Santissimo Crocifisso. Nella navata laterale sinistra ci sono gli altari del Santissimo Cristo Risorto, di San Vito, di San Vincenzo Ferreri, il quadro del Battesimo di Gesù. Dal punto di vista artistico, la chiesa della Santissima Annunziata vanta 13 grandi pannelli di stucco con temi biblici, in basso e alto rilievo, che decorano la navata centrale, il transetto e il cappellone. Risalgono ai primi anni dell'Ottocento e sono opere di Giuseppe Gianforma, appartenente alla famosa famiglia di stucchiatori, che già avevano svolto diversi lavori nella chiesa della Santissima Annunziata. Infatti, come si legge in un documento dell'archivio datato 15 marzo 1773, il tesoriere reverendo Don Nicolò Assenza pagò al signor Giovanni Gianforma, stucchiatore, 11,55. È stata fatta a Poca a 23 maggio 1773 dal notaio Curcio. Si tratta di un acconto per il lavoro fatto nelle due cappelle, del Santissimo Cristo con la croce e del Resuscitato.